Testa a Siena, sinceramente, però non so quanto per merito suo, quanto per demerito di Siena. Beh, Siena è uno squadrone, una corazzata fatta per vincere in Europa. In Italia non c'è una squadra come Siena. E magari Biella ha fatto un partitone, uno di quelli che ti capita una volta nella vita. Però Siena penso sia imbattibile quest'anno. Secondo me non perderà neanche una partita quest'anno. Quindi record, l'anno scorso due giusto sono state, no, una soltanto l'anno scorso, tra l'altro sul campo della Fortitudo, sì, su quella retrocessa, quindi vediamo, vedete il caso, e quest'anno se vogliono perderne uno magari a Cantù non gli sputeremo sopra, no? No, sicuramente. Speriamo che però, se noi siamo l'unica squadra, non facciamo la stessa fine che ha fatto la Fortitudo l'anno scorso. Quindi io direi magari sì, vincere sì, ma magari salvarsi, andare magari ai playoff, fare comunque una buona stagione, sicuramente sarà una cosa migliore. Non vi chiediamo quale secondo voi l'obiettivo di Cantù, perché è difficilissimo dare un obiettivo. Direi quello che si punta è salvarsi prima possibile, quindi fare punti subito per salvarsi. Poi quello che potrà accadere lo vedremo dal campo. Di sicuro è un campionato tolta Siena e Napoli, però se Napoli mette ancora un paio di giocatori può diventare competitiva e in un certo senso falserebbe il campionato ancora più equilibrato rispetto all'anno passato, perché qua sennò veramente si passa dal secondo al quindicesimo posto con due o tre sconfitte in fila negativo o due o tre vittorie in fila si va nelle prime quattro magari. Sì, senz'altro, un campionato veramente equilibrato perché, vabbè, naturalmente mi viene da dire la rivelazione del campionato fino ad ora è Avellino che ha trovato tre giocatori veramente importanti come Di Brown, come Trautmann, o lo stesso ritrovato Lowers che stanno facendo davvero un ottimo campionato e non per niente si trovano in vetta alla classifica insieme a Siena. E poi la Pepsi Caserta di coach Pino Sacripanti sta facendo anch'essa un campionato veramente eccellente. Poi ritroviamo le solite Benetton, ritroviamo Virtus Bologna. Ecco, quello che mi viene da dire è soltanto il fatto che squadre come Roma e Armani Jeans si trovano dietro a noi, dietro a Cantù. Quindi sarà sicuramente una lotta anche dopo la salvezza arrivare ai playoff. Sarà una lotta serrata. Tra l'altro noi, prima di iniziare il campionato, nella primissima puntata abbiamo fatto un po' di pronostici. Posso dirvi? Mi vergogno un po'. Io e Davide abbiamo pronosticato Avellino retrocesse. Una delle due Ah, retrocesse, non ne perde più una. no, Grazie per i infatti, complimenti. no, beh, come ho detto, Avellino sta proprio facendo un campionato incredibile. Ecco, a livello di pronostici, non vorrei anch'io l'anno scorso ne ho sbagliato io due o tre, perché avevo detto sinceramente che Rieti sarebbe retrocesso invece. No, naturalmente Napoli è quella messa un po' peggio a livello sia di numeri in quanto a 0 vittorie e 6 sconfitte, e anche a livello di roster non va molto bene, diciamo così. Ecco, la Scavolini secondo me è un po' falso il fatto che si trova proprio a 0 punti, perché comunque secondo me è una squadra ben assemblata. L'unico problema di questo inizio è proprio il fatto che ha avuto il centrone Eric Williams, che ha giocato anche qui da noi, fuori per un problema, adesso non ricordo bene quale fosse, e quindi naturalmente ha perso sicuramente molto da questa assenza. Potrà sicuramente ritornare a fare un campionato competitivo. Tra l'altro, un Eric Williams che tornerà secondo me meno dominante nell'area perché ci ho dimagrito di 20-25 kg, quindi non è più Anche quella senza capelli. senza capelli, quindi completamente diverso. Voi l'avete visto, Giulio, tra l'altro, Sì. peso, non ha giocato, ma era in borghese. E volevo chiederti, Paolo, tutti e due conoscete bene Luca Dal Monte perché vi ha allenato nelle due stagioni passate a Cantù, cosa starà pensando e cosa dirà alla squadra quando dopo le prime 6 giornate, sei ancora a 0 punti, l'ambiente è in subbuglio, il presidente ha ricevuto critiche, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto tese, come la viverà lui? Ma Luca Dal Monte, che era qui l'anno scorso, ricordo che a noi dava un'energia pazzesca prima delle partite, e anche quando abbiamo avuto un momento di crisi, che anche la nostra squadra non stava andando benissimo, lui ha tenuto unito il gruppo per quanto possibile. Penso che stia facendo lo stesso con Pesaro. Il roster di Pesaro è roster sicuramente forte. Purtroppo ha avuto questi infortuni e non stanno giocando molto bene. Ma di sicuro torneranno sul mercato e faranno
faranno degli innesti giusti, si riprenderanno. Luca solitamente gioca una palestra abbastanza ordinata e questo secondo me è un punto a loro favore che a lungo andare li porterà a vincere diverse partite. Sempre su questo tema, una domanda che mi interessa particolarmente. Se non sbaglio, tutti e tre avete avuto la possibilità di essere allenati, seppure indirettamente, sia da Sacripanti che da Dalmonte, quest'anno da Andrea Trinchieri. Sì. Quali sono, secondo voi, le più evidenti differenze tra questi tre allenatori? Ma allora, con Sacripanti ho avuto un'esperienza solo in raduno nazionale giovanile, e mentre con Luca e Andrea Trinchieri ho avuto queste due esperienze. Sono due allenatori che differenti. Dalmonte aveva, come dire, un gioco in cui non voleva che si andasse un po' troppo fuori le righe, voleva ordine in campo, palla dentro, il taglio, voleva proprio una pallacanestro molto ordinata. E anche gli allenamenti erano molto più pesanti, lo ammetto, erano veramente pesanti. E qualche giocatore, secondo me, alla fine non ha reso come doveva, forse perché anche un po' stanco e un po', come dire, demoralizzato dall'atteggiamento assillante di Luca. Però comunque lo ritengo un ottimo allenatore che mi ha fatto crescere tanto. E Andrea, lo vedete anche voi, è un grandissimo allenatore, secondo me, è anche una persona eccezionale. A noi ci ha detto subito inizio stagione, sia a me che a Giacomo, che il nostro compito è lavorare e fare il meglio possibile per noi e per la squadra. E una cosa che apprezzo molto di Andrea è che quando sbagliamo ci richiama anche fortemente perché abbiamo sbagliato, ma quando facciamo bene ci elogia, ci fa i complimenti e questo ci aiuta, questo ci fa crescere tanto. La mail che arriva per Giacomo Bloise, mail che arriva da Giuseppe da Merone, dice: buonasera a tutti, domani sera mi aspetto una grande reazione alla debacle del derby al quale ero presente, erano tanti, che saremmo stati all'incirca un migliaio di tifosi canturini. Sarà secondo me il crocevia della prima parte della stagione, capiremo se siamo da Final 8 oppure no, anche perché dopo ci aspettano due trasferte terribili a Roma e da Pino a Caserta. Sei d'accordo, Giacomo Bloise? Ma direi comunque, allora, partendo dal fatto della partita, il derby contro Milano è stata una partita un po' diciamo strana, nel senso che noi siamo arrivati molto carichi a questo episodio, pur con le nostre diciamo difficoltà a livello di infortuni, con quanto l'Ideca è stato acciaccato per tutta la settimana, si è allenato male in vista del precedente infortunio. Jeffers ha fatto lo stesso, quindi siamo arrivati come contro Pesaro e contro Teramo in casa molto abbastanza decimati. Naturalmente si aspettava una grande reazione, ma una buona partita, però la reazione anche dopo una prima difficoltà non è arrivata. Sicuramente a metà stagione si potrà capire se do la ragione a questo ragazzo, che non so chi sia o chi possa essere, che abbia scritto questa email, che comunque sicuramente si potrà capire alla fine della fase d'andata dove potremo arrivare. Naturalmente noi ci auguriamo di arrivare il più in alto possibile, come abbiamo detto prima, però all'inizio dobbiamo pensare soltanto alla salvezza. Poi naturalmente se si farà bene, se si giocherà comunque sempre un basket sempre migliore, si potrà arrivare fino ai playoff e chissà andare più in alto possibile.